Allora, buonasera a tutti. Purtroppo il microfono mi ha fatto brutti scherzi, si è acceso da solo, si è acceso e spento da solo. Allora, dicevo, buonasera a tutti e bentrovati per la 29esima puntata di La storia e memoria, conoscere e comprendere il nostro futuro con Enrico Fagnano. Enrico Fagnano sarà in collegamento da Napoli con noi, dal Seggio del Popolo di Napoli, dalla locanda Seggio del Popolo di Napoli, e ci parlerà del rapporto che c'era tra Federico II e Napoli. Vi ricordo inoltre che Officina Mediterranea è diventata associazione culturale itinerante e dal 1 settembre sono già arrivate tantissime iscrizioni a questo indirizzo che è in sovraimpressione, iscrizioni.om@gmail.com. Presto apriremo circolo in tante regioni perché sono arrivate comunque iscrizioni dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Puglia, dalla Basilicata, Campania, Abruzzo, Marche, Toscana, Emilia Romagna e Lombardia, per cui tra poco partiremo alla grande. E per qualsiasi cosa scriveteci, se volete collaborare con noi anche come regia, per la trasmissione, anche per delle iniziative sul posto nei vari territori che faremo. Nell'attesa io vi auguro una buona visione e subito dopo la sigla lascio la linea a Enrico Fagnano. Alla prossima. Questa sua espressione mi ha motivato ad intervenire, mi ha motivato a dare il mio contributo a questo lavoro, perché veramente la storia di Napoli è una storia grandiosa, è una storia che ha caratteristiche singolari, che ha solamente questa città. Napoli è l'unica città in Europa che da quando è stata fondata è sempre stata protagonista
della storia europea. O è stata proprio la città principale del continente, o comunque è stata sempre in prima linea. Non ha mai avuto dei momenti nella sua storia in cui è stata lontana dai fatti storici più importanti. Addirittura per un lunghissimo periodo di tempo è stata la città europea, che Giuseppe Serroni ha illustrato magistralmente. Napoli era la città più importante dell'Europa occidentale, era la parte occidentale dell'impero romano d'Oriente, quello che noi oggi chiamiamo impero bizantino, ed era una città ricchissima, era il crocevia di tutti i commerci, e all'epoca sappiamo benissimo che con i commerci camminavano la cultura, l'arte, la conoscenza, quindi è stata per tantissimi secoli al centro di tutti gli avvenimenti europei. Ma anche successivamente Napoli è rimasta sempre una città centrale. Questa è una caratteristica che è solo Napoli. Le altre capitali europee hanno avuto dei lunghi periodi di fermo proprio. Certamente Parigi non ha avuto il periodo bizantino che abbiamo avuto noi, ma anche Roma ha avuto un lunghissimo periodo in cui è stata sostanzialmente al di fuori di ogni movimento della storia, il periodo della cattività avignonese, cioè il periodo più o meno dal 1320 al 1390, il Papa è stato ad Avignone, quindi Roma è stata proprio fuori da ogni circuito. Ma quando il Papa torna a Roma, alla fine del 1300, non è che Roma rientra nei circuiti che contano, perché in Francia viene eletto un altro Papa e comincia la guerra tra gli schieramenti che appoggiano il Papa e l'altro Papa. Anzi, addirittura nel 1400 i Papa diventano tre. Quindi inizia la guerra di tutti contro tutti, che si conclude solo nel 1420. Quindi nel 1420 il Papa torna a Roma. Ma cosa trova? Trova una città devastata, una città architettonicamente oramai degradata, ma anche socialmente, una specie di far west, tutti i clan si erano scatenati gli uni contro gli altri. Quindi prima che Roma possa ritornare nel circuito culturale ci vogliono moltissimi anni. Sostanzialmente possiamo dire, semplificando un po' la cosa, che Roma ritorna nel mondo della cultura, nel mondo della storia, intorno al 1440, forse con le prime opere di Beato Angelico a Roma. Questa lunghissima assenza è importantissima, perché cosa rappresenta? Rappresenta questo periodo, il periodo in cui in Europa si sviluppa l'arte gotica, quindi a Roma manca proprio uno dei passaggi fondamentali della storia dell'arte europea, che invece a Napoli c'è. Ora, le vicende della storia dell'arte e del pensiero sono tutte una conseguenza di ciò che avviene da un punto di vista storico. Quindi il fatto che Napoli sia sempre stata una città al centro delle vicende europee porta come conseguenza anche una conseguenza importantissima che riguarda la nostra arte, il nostro patrimonio artistico. Napoli è l'unica città europea che è stata attraversata da tutti i movimenti che si sono sviluppati nel nostro continente. Noi abbiamo, come abbiamo visto, abbiamo già detto, una fortissima presenza di arte bizantina. Abbiamo tuttora diverse cattedrali bizantine ancora visitabili, ancora visibili, la Basilica Stefania, la Basilica di Santa Restituta, la Basilica di San Giorgio Maggiore più vicino al Duomo, ma anche la Basilica di San Giovanni Maggiore, ma ce n'erano ancora altre. Per esempio, nei restauri che sono stati fatti negli anni 60 della chiesa di San Lorenzo è stato trovato un pavimento bizantino, quindi è probabile che anche lì in origine ci fosse una basilica bizantina. Per non parlare poi tra le presenze artistiche bizantine a Napoli, il famosissimo battistero di San Giovanni in Fonte, che entrare in questo battistero sembra quasi entrare in una macchina del tempo, perché è rimasto fermo al 600. Quindi noi abbiamo una presenza bizantina fortissima, ma poi abbiamo tutti gli altri stili artistici successivi. E quindi scrivere la storia dell'arte di Napoli in scala significa scrivere la storia dell'arte europea, perché abbiamo avuto tutti i movimenti, e quindi già questo è un primato che va sottolineato. Anzi, è importante
che noi mettiamo in luce questi aspetti così caratteristici del nostro patrimonio artistico, perché sono cose delle quali raramente si parla, o per meglio dire, quelli che le sanno queste cose un po' le contattano, insomma, diciamo che vengono dette quasi in un clima carbonato, sai che Napoli ha questi primati, quando invece se queste cose si chiudessero in una qualsiasi altra città europea sarebbero oggetto di convegni, di pubblicazioni, di studi. Ora, già abbiamo individuato una caratteristica importante del patrimonio artistico napoletano, cioè il fatto che noi a Napoli abbiamo tutti gli stili artistici, senza nessuna eccezione, perché dopo il bizantino arriva il gotico si trasforma dal suo interno in gotico fiorito e quindi il rinascimento, abbiamo il rinascimento napoletano che è importantissimo, non ne potremo parlare stasera, ma sappiamo che è un capitolo importantissimo della nostra storia dell'arte. Poi abbiamo il nostro manierismo, che pure è stato un altro capitolo importantissimo, poi abbiamo il barocco e poi a Napoli nasce il neoclassicismo, cioè il gusto per l'imitazione dell'antichità, dell'antico, nasce a Napoli con gli scavi di Ercolano prima, con gli scavi di Pompei dopo. Questo però non significa che Napoli non abbia avuto anche artisti romantici. Uno dei più grandi architetti romantici d'Italia, Antonio Vittorini, ha operato a Napoli, ha restaurato il San Carlo, ha costruito il bellissimo parco della Polonia, dove c'era un gioiello dell'architettura romantica napoletana, il teatrino della Vergiura, c'era un teatro meraviglioso costruito proprio in mezzo alla vegetazione. Ma poi Napoli è stata protagonista anche dei fermenti dell'Ottocento, cioè quando alla fine dell'Ottocento in tutta Europa comincia l'insofferenza per la figura chiusa, in cui si comincia che i pittori cominciano a non reggere più il fatto di dover dipingere all'interno di una figura delimitata, Napoli ha dato il suo contributo a questo movimento, con la seconda scuola di Cosini, con quella di Teodoro di Napoli, di Palizzi, eccetera, che cominciano a rompere con la figura chiusa, a disegnare le figure in maniera più estemporanea, più estendiva. E poi Napoli, il grande protagonista del Novecento, dell'avanguardia storica italiana, il futurismo. È vero che il capo del futurismo era milanese, Marinetti, ma il suo braccio destro, l'organizzatore, il movimentatore del movimento era napoletano. Cangiullo organizzava serate, incontri, fino alla fine dei suoi giorni, fino a quando non è morto, Cangiullo ha continuato a fare le riviste, a cercare di scoprire giovani. E poi Napoli è stata grande protagonista della seconda generazione futurista con Emilio e Luca Fuschi, che erano tantissimi, era un gruppo enorme di pittori. Io vi nomino solo Emilio Luca Fuschi e vi invito ad andare a vedere i suoi quadri su internet, perché sono una cosa strepitosa. E c'è da chiedersi com'è possibile che un pittore così importante non abbia un suo museo a Napoli. Poi anche la terza generazione dei futuristi ha avuto una grande presenza di artisti napoletani, che sono arrivati fin quasi ai giorni nostri, anche negli anni 70, negli anni 80, negli anni 60, nel periodo delle avanguardie, Napoli è stata un'altra centrale. Ora, abbiamo quindi un'altra caratteristica nella storia dell'arte napoletana, che è questa: gli artistici si sviluppano tutti all'interno dello stesso territorio. Quindi cosa succede? Succede che noi a Napoli abbiamo un fenomeno che non è tipicamente napoletano, ma così diffusamente è solo napoletano, che è il fenomeno della stratificazione. Cioè, se noi entriamo in una chiesa napoletana, entriamo in una chiesa o gotica o bizantina. Le cattedrali bizantine le ho nominate prima, le cattedrali gotiche napoletane sono note: il Duomo, San Domenico Maggiore, la Certosa di San Martino, Santa Chiara, San Lorenzo, la Chiesa del Carmine. Ma quando entriamo in una di queste chiese, non entriamo più in una chiesa bizantina o in una chiesa gotica, come ad esempio avviene per le chiese gotiche in Francia, entriamo in una chiesa nella quale in tutte le epoche artisti hanno operato. Quindi noi vediamo una chiesa gotica ristrutturata in chiave rinascimentale o barocca, con opere di pittori e di scultori dell'epoca successiva, e quindi si crea
un cortocircuito tra varie epoche che è assolutamente unico. Succede questa cosa perché succede anche in molte altre chiese del sud Italia e anche in chiese non del sud. Però a Napoli è generalizzato questo fenomeno. Le chiese gotiche che oggi noi abbiamo nella forma gotica, cioè la chiesa di San Lorenzo, ma pure la chiesa di Santa Chiara, sono chiese che sono tornate gotiche, ma in realtà anche quelle erano state ristrutturate nelle epoche successive. La chiesa di Santa Chiara era stata ristrutturata da Ferdinando San Felice ed è una stupenda chiesa rococò. Poi la bomba incendiaria l'ha riportata alle forme gotiche. Quindi abbiamo individuato in pochissimi minuti, e veramente posso garantirvi che ho battuto quasi un primato mondiale di sintesi, abbiamo individuato alcune caratteristiche fondamentali della civiltà napoletana che andranno sicuramente approfondite. Perciò ho detto, io getto dei semi, poi tutto questo si approfondirà, o lo approfondirò io, troveremo altri che lo potranno fare. Quindi abbiamo detto, Napoli è l'unica città nella quale sono presenti tutti gli stili artistici che si sono sviluppati in Europa, l'unica città che è stata attraversata da tutti gli stili. Questo ha avuto due conseguenze. La prima conseguenza l'ho appena illustrata, quella della stratificazione, per cui le chiese napoletane sono un'esplosione di stili diversi, di artisti diversi. Basta pensare alla chiesa di San Domenico Maggiore, dove ci stanno i quadri dei caravaggeschi vicino ai quadri, vicino alle sculture rinascimentali. E poi c'è un'altra caratteristica: tutti questi stili, quando arrivano a Napoli, non arrivano in un territorio che è, da un punto di vista artistico, una tabula rasa, arrivano in un territorio nel quale c'è già una forte presenza dello stile precedente. Ci sono artisti che vogliono continuare a operare nella maniera precedente, c'è un gusto generale sia dei committenti sia del popolo legato allo stile precedente. Quindi tutti gli stili artistici, quando arrivano a Napoli, vengono napoletanizzati. Cioè il gotico napoletano è una cosa diversa dal gotico francese, perché quando il gotico arriva a Napoli deve fare i conti con il gusto bizantino, quindi viene bizantinizzato il gotico quando arriva a Napoli. Questo succede anche con il Rinascimento e anche con il Barocco, ma ovviamente in questo momento non ne parliamo proprio. Un accenno proprio vicino che succede al gotico lo voglio fare. Quando il gotico arriva a Napoli trova una città, come sapete tutti, bizantina, e quindi deve fare i conti con il bizantino, si deve imbastardire. E quindi se voi pensate alle chiese gotiche napoletane, sono diverse dalle chiese gotiche francesi, almeno per due motivi. Innanzitutto la verticalità è inferiore, cioè la chiesa gotica napoletana è più orizzontale. Perché? Perché gli architetti che le costruiscono devono tener conto del fatto che le chiese bizantine precedenti in realtà venivano interpretate come delle vere e proprie piazze. E quindi la chiesa gotica deve rinunciare all'eccesso di verticalità che ha in Francia per venire incontro al gusto bizantino più orizzontale, che richiede delle costruzioni più orizzontali. A parte che questo accade anche perché già all'epoca si sapeva che Napoli era una città sismica. E poi la seconda cosa è che l'arte gotica a Napoli deve fare i conti con l'horror vacui bizantino. Cioè, mentre la chiesa gotica francese cuda un certo timore reverenziale si entra in quella chiesa e deve ricordare quanto sia forte la potenza divina e quanto sia poco importante l'uomo rispetto a Dio, la chiesa gotica napoletana è una chiesa che rispecchia il gusto bizantino dell'esplosione di colori. Quindi è una chiesa tutta interamente decorata, e dalla base oggi non si vede più perché molte di queste decorazioni si sono perse, ma la chiesa gotica napoletana era interamente decorata dalla base della colonna fino a tutto il soffitto. Noi questo lo sappiamo perché, un po' perché c'è documentato e un po' perché abbiamo una testimonianza materiale. La cappella Brancaccio, nella chiesa di San Domenico Maggiore, è rimasta, è una cappella con tutti i resti della chiesa costruita nel 300, ma mentre tutte le altre cappelle sono state ristrutturate, quindi in chiave rinascimentale, in chiave manierista o in chiave barocca, quella cappella è rimasta così come era nel 300,
non è stata mai più toccata, perché i Brancaccio, che erano una famiglia potentissima, si costruirono proprio una chiesa e abbandonarono questa cappella. Quindi se uno entra nella chiesa di San Domenico Maggiore, va in fondo alla chiesa, l'ultima cappella sulla sinistra, ci documenta com'era la decorazione gotica a Napoli. Quindi abbiamo individuato ancora un altro aspetto importantissimo, che è questo della napoletanizzazione di tutti gli stili, perché gli stili non arrivano in una città nella quale non ci sta niente, come era nel resto d'Europa. Tu capisci, c'era un po' di romanico, arriva in una città, e tutti gli stili arrivano in una città dove c'è una civiltà artistica importantissima. Questa premessa ti serve per introdurre il discorso sul rapporto tra Federico II e Napoli. Abbiamo detto che Napoli è una città bizantina. Questa, c'è ancora un'altra cosa da dire, non solo che Napoli rimane sotto l'impero bizantino, sotto l'impero romano d'Oriente, ma viene difesa. L'impero romano d'Oriente, l'impero bizantino, mette a Napoli una sua guarnigione con degli ufficiali bizantini, quindi con degli ufficiali che per l'epoca erano il massimo che ci poteva essere, i quali selezionano i napoletani più in gamba, e quindi Napoli è difesa da un piccolo esercito, quindi non può essere presa. E i Longobardi fecero la Venezia di 66 a Napoli tra il 570 e il 1500 e il 1050, cioè quando arrivano i Normanni, senza nessuna speranza di prendere Napoli. In realtà lo sapevano anche loro che non sarebbero riusciti a prenderla, però Napoli era una città talmente ricca, talmente potente, che non voleva questi fastidi, e quindi i napoletani preferivano magari pagare una somma e liberarsi di questi assedi. Quindi in un certo senso Napoli divenne anche il bancomat dei ducati di Benevento. Napoli non fu mai, ed è l'unica città dell'Europa occidentale a non essere mai stata conquistata da un popolo barbaro. Tutte le altre città europee, ovviamente, all'eccezione di Costantinopoli, sono state conquistate dai barbari. Quando i barbari conquistavano una città, eliminavano il diritto che era in uso in quella città, cavolo, perché non facevano una legge con la quale dicevano da questo momento in poi entra in vigore il nostro diritto, ma eliminavano materialmente, fisicamente la classe dirigente, sostituendola con la classe dirigente loro, che portava con sé il diritto barbaro, perché i diritti barbari erano tutti diritti consuetudinari, non erano diritti scritti. E quindi praticamente il diritto romano spenta tutte le città europee. In nessuna città europea era più praticato il diritto romano. I tribunali giudicavano secondo, in Italia secondo il diritto longobardo, in Spagna secondo il diritto visigoto, in Francia secondo il diritto franco, in Africa secondo il diritto vandalo. Questi diritti barbari si somigliavano tutti, avevano tutti molte cose in comune, come ad esempio il giudizio di Dio, che si chiamava Ordalio, oppure come per esempio il fatto che le pene non erano fisiche ma erano pecuniarie. Quindi se una persona veniva riconosciuta colpevole di un omicidio, bastava che pagasse una certa somma e non scontava la pena, cioè addirittura un vero e proprio preziario, per cui uno straniero valeva 100 ducati, un principe ne valeva 2000, e quindi chi era ricco la faceva sempre, che era un diritto barbaro. Tutto questo a Napoli non succede. A Napoli rimane in vigore il diritto romano, non solo rimane in vigore il diritto romano, ma restano attive tutte le accademie antiche. Quindi mentre tutto il resto d'Europa, a mano che i barbari conquistavano quella città, le accademie venivano chiuse e i tribunali venivano occupati dai giudici barbari, a Napoli rimane in vigore il diritto romano. Rimane in vigore, ma rimane anche studiato il diritto romano. Quindi quando Federico II deve fare la sua rivoluzione, e la rivoluzione di Federico II consiste, semplificando moltissimo la cosa, nel riportare in vigore il diritto romano sui suoi territori italiani, lui dove deve venire a fare questa rivoluzione? Dove deve venire ad attingere i docenti che lo devono accompagnare in questa operazione? Ma deve venire per forza a Napoli. Cioè quando ci si chiede, e spesso sento fare questa domanda anche in trasmissione televisiva, ma perché Federico II è venuto a Napoli quando la capitale era Palermo? La risposta è molto semplice.
perché doveva venire per forza qui, perché era l'unica città che gli garantiva un numero sufficiente di esperti di diritto romano che lo potessero accompagnare in questa sua operazione. Quando Federico II decide di fare questa sua rivoluzione, si trova di fronte ad alcuni problemi. Semplifico moltissimo e chiedo scusa ai presenti, che ovviamente molte di queste cose le sanno meglio di me, e chiedo scusa anche a quelli che vedranno il video, ma è una questione di tempo. Se ci allunghiamo troppo l'attenzione finisce, e quindi è meglio semplificare, dire poche cose ma corrette. Federico II si trova di fronte, quando decide di fare queste operazioni, a diversi problemi. Il primo problema è che deve sostituire il personale religioso che si trova nello Stato, perché all'epoca i quadri dello Stato erano occupati da religiosi e i tribunali erano tutti tribunali con giudici religiosi, perché esistevano solo le università cristiane. E quindi questo è il primo problema che lui si trova a dover affrontare. Il secondo problema che si trova a dover affrontare è che in Italia, nell'Italia del Sud, non c'era un'uniformità di diritto, nel senso che Ruggero il Normanno era già intervenuto ad abolire il diritto longobardo con le famose assise di Ariano del 1140 e del 1149, ma aveva dovuto accettare il compromesso, nel senso che i longobardi erano ancora molto potenti e quindi dovette accettare che in Italia rimanessero esistenti delle sacche di diritto longobardo, cioè in certi territori in cui i longobardi erano molto potenti, loro continuarono ad applicare il diritto longobardo, nonostante che Ruggero il Normanno avesse fatto delle leggi che teoricamente dovevano valere per tutto il territorio. Il secondo problema che Ruggero il Normanno non riuscì a risolvere era quello del condizionamento dei feudatari, cioè i feudatari in realtà erano in buona parte normanni, erano tutti nobili più o meno dello stesso livello di Ruggero il Normanno, anzi alcuni di loro pensavano anche di essere più nobili degli Altavilla, e quindi lui non poteva imporre la sua volontà a questi suoi quasi pari grado. E quindi cosa successe? Successe che lui fece le leggi generali, però poi dovette accettare che i vari feudatari nei propri territori o non le applicassero, o le applicassero a modo loro, quindi non avevano uniformità del diritto, e questa è la situazione che eredita Federico II. E poi c'è il quarto problema grossissimo, del quale parliamo per ultimo, che è quello dell'usura. Quindi Federico II si trova a dover risolvere tutti questi problemi. E allora cosa vuole fare? Vuole fare un codice completo, un codice che comprenda l'organizzazione dello Stato e che spieghi bene come deve funzionare lo Stato, un codice che contenga tutte le norme sul processo, e quindi vuole fare un codice completo nel quale tutte le parti si tengono l'una con le altre. E difatti le famose costituzioni augustales, cioè il famoso codice le famose costituzioni di Menfi, sono sostanzialmente queste. La prima è un libro di diritto pubblico, cioè lui riordina lo Stato e dice come deve funzionare lo Stato. Il secondo è un libro di diritto processuale, spiega come deve funzionare il processo, e il processo deve essere fatto in quella maniera lì e non ci sono santi. E il terzo è un libro sul diritto privato e sul diritto penale. Per quanto riguarda il processo, Federico II si pone moltissimo il problema di realizzare un processo giusto, e quindi vuole che i giudici facciano delle indagini. Se le indagini non portano a nessun risultato, non si può arrivare a una condanna. E non solo, ma poi Federico II pretende anche che l'imputato abbia la possibilità di difendersi, cosa che fino a quel momento era molto aleatoria. Comunque, Federico II quindi viene a Napoli e nel 1224 istituisce l'Università di Napoli. Su tutti i libri di storia noi leggiamo che nel 1224 Federico II istituisce la prima università tibetina del mondo. Questa frase contiene alcune imprecisioni. Perché?
parlare di università di Berlino è molto riduttivo. A mio avviso questa è una forma neanche troppo celata, neanche mal celata, di diminuzione dell'importanza della cosa, perché quella di Federico II è la prima università moderna, punto e basta. Perché le università che esistevano prima, le università cristiane, non erano università, erano istituti confessionali, nei quali per insegnare dovevi essere prete e per studiare dovevi prendere l'ordine. Quindi avevamo dei preti che insegnavano ad altri preti. E che cosa insegnavano prima di ogni altra cosa? Prima di ogni altra cosa insegnavano l'obbedienza al papato. Quindi quando l'imperatore e i re prendevano il personale da queste cosiddette università, si mettevano in casa degli avversari, perché non potevano governare, il loro potere era un potere condizionato, nel senso che fino a quando i loro ordini e le loro disposizioni andavano bene anche al Papa, tutto andava bene, ma nel momento in cui questo non succedeva, tutti questi religiosi che stavano nella struttura statale non obbedivano, quindi era un potere, il potere dei monarchi dell'epoca, per modo di dire. Federico II vuole risolvere questo problema e quindi si vuole creare, attraverso l'Università di Napoli, una classe di funzionari laici, di funzionari che obbediscono direttamente a lui. Ho detto che questa frase contiene anche un'altra imprecisione, perché Federico II non ha veramente fondato l'università a Napoli. Perché? A Napoli esistevano già le accademie. Federico II cosa fa? Come abbiamo visto prima, quando abbiamo parlato della storia d'Europa, abbiamo visto che a Napoli è l'unica città che aveva conservato queste accademie. Quindi Federico II cosa fa? Le unifica. Unifica tutte le accademie che stanno a Napoli in un'unica grande struttura. E chi si mette a disposizione l'edificio è Pier della Vigna. Dove era questo edificio? Probabilmente nell'attuale via Palatino, scendendo sulla sinistra, perché quegli edifici lì erano tutti di proprietà di Pier della Vigna. Quindi in questa struttura non è che da quel momento, che dal 1224 comincia a funzionare l'università, quindi uno immagina che magari i primi laureati, chiamiamoli così, più li riesce ad avere nel 1828 e nel 1829, lui già nel 1824 comincia ad attingere da questo enorme bacino, perché sono tutti ragazzi che già stavano studiando nelle precedenti accademie. E lui, Federico II, introduce anche il principio della selezione, che fino a quel momento non esisteva proprio, perché quando un re o un imperatore aveva bisogno di 3-4 giudici, richiedeva ad una di queste università cristiane e gli mandavano 4 persone, che quelle erano, te le dovevi prendere. Invece Federico II vuole che quando ci sono dei posti da coprire vengano fatte delle selezioni. Quindi modernizza in una maniera spaventosa lo Stato, dà allo Stato un'immagine quasi, non dico contemporanea, ma comunque molto, molto vicina alla modernità. E quindi in questa maniera Federico II cosa fa? Sostituisce tutti i magistrati che stavano nei tribunali imperiali, che erano religiosi, perché non poteva essere diversamente, li sostituisce piano piano, un poco per volta, con i magistrati che prende dall'Università di Napoli. E quindi lui si garantisce, e contemporaneamente comincia a lavorare al codice, quindi lui si garantisce non solo insieme ai docenti napoletani di realizzare un ordinamento giuridico moderno, ma si garantisce anche che poi quelli che lo devono applicare obbediscono a lui e non al Papa. Quindi abbiamo detto, in questa maniera risolve il problema del personale, fondando l'Università di Napoli, si comincia a procurare personale laico che obbedisca a lui e non alla Chiesa. Attraverso poi il codice, lui si garantisce di creare una legge uguale per tutto il territorio, perché il rapporto tra Federico II e i Longobardi o tra Federico II e i feudatari è ben altro rispetto al rapporto di Ruggero il Normanno, cioè Federico II è un imperatore e quindi i feudatari non possono più intervenire modificando le leggi fatte da Federico II. E quindi abbiamo il codice. Il codice
il periodo di lavorazione è abbastanza lungo, ci sono gli incontri preliminari. Poi a un certo punto, nella primavera del 1231, Federico II prende tutti questi esperti e se li porta a Melfi, li chiude nel castello, chiude proprio letteralmente il castello, e dice: signori, da qui non si esce fino a quando non abbiamo il codice. Quindi gli ultimi 3-4 mesi sono stati terribili, di lavoro intensissimo. Ed erano, chi erano i principali? Erano parecchi quelli che lavoravano con Federico II. I più importanti sono stati Giacomo Amalfitano, quindi già vedete i nomi, Giacomo Roffredo di Benevento, e poi principalmente lo stesso Pier della Vigna, che era di Capua. Poi Federico II che lavorava in prima persona, cioè i giuristi gli presentavano le varie possibilità, lui poi giudicava e chiudeva il discorso in un senso o in un altro. E poi principalmente il punto di riferimento principale è stato sicuramente Taddeo da Sessa, che può essere ritenuto come probabilmente il maggiore esperto di diritto romano dall'antichità ad oggi. E quindi questo codice viene promulgato nel settembre del 1231, e con questo codice Federico II crea un sistema statale completo. È stato definito come il più completo sistema legislativo dall'antichità alla modernità, questo di Federico II. E in tutto questo ha risolto parecchi problemi, cioè innanzitutto ha risolto i problemi che aveva lasciato insoluti Ruggero Normanno, perché la sua legge è una legge che vale per tutti i cittadini in qualsiasi parte del territorio, indipendentemente dalla casta. E poi ha risolto il problema del personale, perché se lo sarà creato lui. Gli restava un ultimo problema da risolvere, quello dell'usura. L'usura era il reato dei reati nel Medioevo, il reato che stava devastando la società medievale. Però sull'usura la Chiesa pretendeva di avere il monopolio. All'epoca non c'erano solo i tribunali statali, c'erano anche i tribunali vescovili, che vengono nominati vescovi e continuano a essere nominati dei vescovi anche dopo la rivoluzione di Federico II. E il Papa riteneva che l'usura fosse un reato che dovevano giudicare i tribunali vescovili, perché diceva l'aspetto del peccato è predominante rispetto al reato. Ma questa era una grossissima ingiustizia, perché nel Medioevo, e chi è che poteva accumulare i soldi? I religiosi, che non avevano spese. E quindi il reato dell'usura, in buonissima parte, era fatto da religiosi. Il mondo dell'epoca non è come il mondo di oggi. Noi qui siamo di fronte ad un convento che è una città immenso, sconfinato. Questo convento era tutto pieno. Cioè, la società era piena di religiosi. E quindi mettere dei religiosi a giudicare degli altri religiosi significava non colpire mai questo crimine. Allora Federico II applica a questo caso la sua teoria solita. Io mi occupo dell'aspetto materiale, al Papa lascio la cosa meravigliosa di occuparsi dell'aspetto spirituale. Io mi occupo del reato, e quindi io prendo gli usurai, me li porto avanti ai miei tribunali, li faccio giudicare dai miei giudici laici, li confisco tutti i beni, perché questa è la pena per gli usurai. Poi se il Papa vuole processarli avanti ai tribunali ecclesiastici per il peccato, è libero di farlo, perché io non posso impedire. Però il Papa non può impedire a me di colpire il reato, che è una cosa che riguarda il mondo materiale, di cui il Papa non si dovrebbe occupare. E così risolvendo il problema dell'usura. Una cosa importantissima: il codice, questo codice, questa costruzione giuridica mostruosa, che riguardò tutto il diritto possibile e immaginabile, che fu la più grande costruzione giuridica dai tempi di Giustiniano, non fu mai abrogato. Cioè anche quando Napoli venne conquistata dagli Angioini, che erano pagati dal Papa per conquistare Napoli, per ricristianizzare Napoli, questo termine ricristianizzare non è un termine che invento io ora, è il termine che usavano all'epoca il Papa e Carlo D'Angione nella loro corrispondenza. Gli Angioini non ebbero il coraggio di abrogare il codice di Federico II. Quindi vennero a Napoli gli Angioini, tagliarono la testa nel 1268 al povero Corradino, che non aveva fatto niente di male,
riempirono Napoli di chiese, Napoli è piena di chiese gotiche, oltre a quelle che ho menzionato prima ce ne sono tantissime. Perché? Perché dovevano dimostrare che la chiesa era più potente dell'imperatore, dovevano ricristianizzare questa città dalla quale Federico II aveva portato un attacco spaventoso da un punto di vista culturale all'egemonia della chiesa, ma non ebbero il coraggio di abrogare il suo codice, che è rimasto in vigore fino ai francesi, è stato abrogato da Murat nel 1809. Non solo, ma negli anni successivi questo codice, queste costituzioni di Federico II sono state recepite da tutti gli altri stati europei, ovviamente sono state tradotte nelle relative lingue, sono state adattate alle esigenze degli altri stati, ma tra il 1231 e il 1282, nell'arco di questi 50 anni, tutti i popoli europei hanno messo a base del proprio diritto le costituzioni di Federico II, che quindi rappresentano la base del diritto moderno europeo. E quindi se l'antica civiltà giuridica romana attraverso l'opera di Federico II è tornata in vigore in tutta l'Europa eliminando i diritti barbari, che come ho detto prima veramente avevano degli aspetti terrificanti, ma questo a cosa significa? Il fatto che esiste una città come Napoli, cioè una città nella quale i barbari non sono mai riusciti a mettere i piedi. Questa è una cosa importantissima ed è veramente, secondo me, grave che la cultura napoletana, l'intelligenza napoletana non parli di più di queste cose, perché in una città normale, ma non in una città normale del nord Europa, proprio in una città normale di qualsiasi parte del mondo, ogni 100 anni si vestigerebbe la fondazione dell'università e l'emanazione del codice. Ogni 150 anni si farebbero convegni, i giornali di quella città sarebbero pieni di inserti su tutto questo. Invece non solo non si fa questo, ma addirittura si tende a minimizzare l'impatto culturale che ha avuto questa rivoluzione di Federico II nel mondo europeo. Una rivoluzione che ha potuto fare perché esisteva una città come Napoli. Allora, io ho lasciato aperto un sacco di discorsi, ho lasciato aperto tutti i discorsi su quello che è successo a Napoli dopo il Gotico, quindi con il Rinascimento, con il Barocco, eccetera. Io ho lasciato aperti tantissimi discorsi. Ho sintetizzato, vi assicuro, che di più non si poteva, di più non si poteva.